Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Sorelle e fratelli carissimi, domenica scorsa avevamo lasciato Gesù fuori della terra promessa, nel territorio di Tiro e Sidone, a colloquio con una donna straniera che gli chiedeva la guarigione della sua figlioletta. Dopo un lungo dialogo, Gesù concede il miracolo e loda la fede di questa donna. Oggi troviamo Gesù che insieme con i suoi apostoli era rientrato in Israele, ma si trovava in un luogo ben preciso della Terra Santa, nell'estremo nord, lì dove c'era il monte Ermon, dalle cui pendici sorgeva il Giordano. Quella parte della Terra Santa era la più fertile, la più lussureggiante. I prodotti della terra erano i migliori e i più abbondanti. Le greggi e gli armenti crescevano con estrema facilità. Tutto era bello. Per questo motivo il re Filippo, figlio di Erode, aveva scelto questo luogo per costruirci i suoi palazzi e un'intera città, alla quale aveva dato il nome proprio di Cesarea di Filippo. Aveva chiamato questa città Cesarea per fare un omaggio al Cesare di allora, che era l'imperatore Tiberio, e l'aveva chiamato di Filippo un po' per distinguerla da un'altra Cesarea che era sulle rive del Mar Mediterraneo, ma soprattutto per dare un po' di gloria a se stesso. Insieme con Filippo, in quella zona, in quella città, c'erano tanti nobili, tanti potenti, tanti ricchi che avevano edificato le loro case. Del resto già Alessandro Magno, mentre passava per quei territori, vedendo quel luogo aveva detto: «Ma questo è il luogo dove abita il dio Pan e dove abitano le ninfe, non c'è un altro luogo più bello sulla terra». Certamente quindi gli apostoli erano rimasti affascinati dalla bellezza di quel posto, dallo splendore della natura, ma anche dalla bellezza e dallo splendore degli edifici, e immaginavano certamente la bellezza della vita di chi in quelle case, in quella città abitava. Pensavano anche alle belle serate, alle feste che in quella città e in quelle case si potevano vivere. Del resto, nelle due case che Filippo aveva edificato per sé, una sopra le sorgenti del Giordano e una davanti, era Salomè, la sua giovanissima moglie, colei che, istigata dalla madre, aveva chiesto la testa di Giovanni Battista, che organizzava queste stesse feste. Quindi qui Gesù dice agli apostoli qualcosa di molto impegnativo. Pone loro due domande.
pone loro due domande, perché le domande, così come le parabole, coinvolgono gli ascoltatori nel discorso, li costringono a prendere parte e a metterci la faccia. La prima domanda è: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Nella Sacra Scrittura, figlio dell'uomo significa uomo, semplicemente. Perciò è come se Gesù stesse dicendo: il modello di uomo che io rappresento, cosa significa per la gente? La gente, quando vede me, chi vede? Apprezza il mio modello di uomo o preferisce il modello di uomo che rappresenta il re Filippo, che rappresentano queste persone nobili, ricche, potenti, che qui hanno costruito le loro case? Perché certamente questi modelli di vita umani sono affascinanti, a volte affascinano anche noi, probabilmente affascinavano anche gli apostoli. Ed è bello che gli apostoli, rispondendo, dicano: guarda che la gente di te nemmeno pensa che assomiglia ai potenti di questo mondo. La gente di te dice che assomigli agli uomini del passato, quelli che hanno fatto la storia del popolo di Israele, quelli che hanno permesso la realizzazione della salvezza di Israele. Alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista, perché tu hai la schiena dritta, non ti pieghi di fronte ai potenti di turno come fanno le canne quando soffia il vento. Altri dicono che tu sei Geremia, perché come lui tu hai denunciato il Tempio e l'ipocrisia di ciò che avviene nel Tempio. Celebrazioni bellissime, profumi di incenso, sacrifici uno dietro l'altro, ma una vita pratica che non corrisponde a ciò che viene celebrato. Altri dicono che tu assomigli ad Elia, colui che ha difeso Yahweh come unico Dio e non ha mai avuto alcun compromesso con gli idoli. Invece in quel territorio, anche se si era in Terra Santa, nella terra di Israele, gli ebrei vivevano costruendo templi agli idoli, adorando gli idoli e vivendo in modo pagano. Quindi riconoscono in Gesù un modello di uomo bello, affascinante, ma legato al passato. La gente non aveva colto l'assoluta novità di Cristo. E allora Gesù dice agli apostoli: ma voi chi dite che io sia? Questo ma è piccolissimo, due lettere, ma forte, perché Gesù dice: voi che siete stati chiamati da me a uno, voi che avete lasciato la vostra casa, la vostra famiglia, il vostro lavoro, voi che condividete la vita con me ormai da vari anni, cosa dite di me? Gesù non cercava informazioni, Gesù non voleva definizioni teologiche, a Gesù non interessavano le nozioni del cervello, Gesù cercava la relazione, il coinvolgimento. La sua domanda era la domanda di un innamorato che chiede alla sua innamorata: ma io quanto sono importante per te? Che posto occupo nella tua vita? Nella scala di valori a cui tu ti riferisci quando pensi, quando lavori, quando parli, quando sei a casa, quando mangi, quando fai qualunque cosa, in che posto mi collochi? Se davvero vuoi unire la tua vita alla mia, hai capito fino in fondo chi sono? Perché il modello di uomo che ti propongo io è totalmente diverso dal modello di uomo che ti propone Filippo insieme alla sua corte. Qui interviene, come spesso capita nel Vangelo, Pietro, il quale risponde. Questo è il motivo per cui ci troviamo ancora una volta nella chiesa di San Pietro a Lanciano, con alle mie spalle l'Apostolo Pietro e l'Apostolo
Paolo. Pietro dice: tu sei il Messia, tu sei il Cristo, tu sei il Figlio del Dio vivente. La risposta di Pietro è giusta, ma come vedremo meglio domenica prossima, Pietro stesso non aveva ben capito quello che stava dicendo. Aveva riconosciuto in Gesù il Messia, ma pensava sempre a un Messia potente, come Davide, che si sarebbe messo al posto di Filippo e dei potenti di turno. Ma è bellissimo che Pietro abbia riconosciuto in Gesù anche il Figlio del Dio vivente. Come più volte ci siamo detti in questa rubrica, figlio nella Sacra Scrittura significa somigliantissimo al Padre, significa colui che fa le stesse cose che ha fatto il Padre. E allora se Gesù è il Figlio del Dio vivente, è a sua volta il vivente. È come se Gesù stesse, come se Pietro stesse dicendo a Gesù: Gesù, tu sei la mia vita, tu sei la nostra vita. E allora Gesù lo loda e gli dice: beato te, Simone, figlio di Giona. Beato te, perché se tu avessi ragionato umanamente, se tu avessi seguito la tua intelligenza o anche i desideri del tuo cuore, tu questa cosa non avresti potuta dirla. Tu saresti rimasto affascinato dai modelli di uomo che ti propone Filippo e la sua società. Invece il tuo cuore era libero, la tua testa era sgombra da questi idoli e perciò hai parlato con l'aiuto dello Spirito Santo, vedendo in me chi effettivamente sono, il Messia, il Figlio di Dio. Ora io ti dico chi sei tu. Tu hai rivelato me, io adesso rivelo te a te stesso, proprio come dice il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes. Gesù rivela l'uomo all'uomo. Tu sei Simone, figlio di Giona? Non ti chiamerai più così. La tua vera identità è un'altra. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Pietra è Pietro perché su di lui si costruisce la chiesa? Certamente no. La pietra angolare è Gesù. Pietro è il primo sasso, il primo mattone della costruzione spirituale, proprio come lui stesso nella sua lettera scrisse ai cristiani dei primi secoli. La pietra angolare è Cristo, l'edificio spirituale, il tempio spirituale che si edifica sulla pietra di Cristo è composto da voi che siete le pietre viventi. E anche Paolo, scrivendo agli Efesini, ci dice la stessa cosa. Voi siete pietre vive dell'edificio spirituale fondato sulla pietra angolare che è Cristo. E anche Paolo, nella lettera ai Corinti, nella prima lettera, aveva detto: non potete sostituire il fondamento che già c'è, che è Cristo Signore. Quindi la pietra è Gesù, Pietro è il primo sasso, il primo mattone. Occorre seguirlo, facendo anche noi la sua stessa professione di fede, credendo anche noi in Gesù come Messia e come Figlio del Dio vivente. È la parola di Gesù il fondamento della nostra esistenza, come Gesù stesso aveva detto al termine del discorso della montagna. La casa costruita sulla roccia, cioè su di me, disse Gesù, supererà qualsiasi tempesta, supererà addirittura la morte. Se invece costruite sulla sabbia, sui valori umani, per quanto appariscenti, tutto prima o poi è destinato a crollare. E Gesù poi dice a Pietro che gli lascia due consegne. Io ti do le chiavi, tu sei chiamato ad aprire e a chiudere, tu sei chiamato a legare e a sciogliere. Sono due immagini del mondo rabbinico, sono due immagini che gli ebrei capivano subito.
I rabbini, gli scribi, i farisei erano coloro che avevano le chiavi della scrittura, le chiavi della Torah, perché solo loro la conoscevano e la comprendevano e quindi solo loro la potevano aprire a tutte quante le persone, permettendo alle persone di entrare nella salvezza. Ma Gesù li aveva rimproverati, i rabbini, gli scribi, i farisei, perché non c'erano entrati loro nella salvezza e non avevano permesso agli altri di entrarvi. Ora è come se Gesù stesse dicendo a Pietro: io ti do le chiavi, spalanca le porte della salvezza, apri le porte perché tutti possano entrarvi. Non ci sia nessuno che a causa tua e degli uomini di chiesa possa rimanere fuori dalla mia salvezza. Infatti, quando noi pensiamo alle chiavi, certamente pensiamo a chiudere, ma soprattutto pensiamo ad aprire. Ecco, Gesù ha detto a Pietro: apri le porte, spalanca le porte, spalancate le porte a Cristo, come diceva San Giovanni Paolo II. E legare e sciogliere significava che i rabbini erano coloro che stabilivano chi era giusto e chi era peccatore, chi era santo e chi non lo era, le cose giuste e le cose sbagliate, le cose vere e le cose false. Gesù dice a Pietro: tu e tutta la Chiesa, perché poi estende anche agli altri apostoli questo compito, siete chiamati a legare e a sciogliere, a fare discernimento, a far capire ciò che è buono e ciò che è cattivo, ciò che è santo e ciò che non lo è, ma ovviamente lo dovete fare dopo aver interiorizzato la mia parola, il mio Vangelo, la mia sapienza, in modo tale che sia la vostra vita stessa ad essere la cartina di tornasole con la quale tutti capiscono qual è la strada della salvezza. A me e a voi, discepoli di oggi, cristiani di oggi, il Signore dice la stessa cosa: seguite il mio modello di uomo, seguite me perché io sono la vostra vita e, ascoltando la mia parola, edificando la vostra esistenza su di me, pietra angolare della vostra vita, voi potrete entrare nella salvezza e aiutare gli altri a fare altrettanto.